quando si parla di spazio, si tende a pensare alla NASA piuttosto che allo Cosmos, ma in realtà per l'Italia noi pensiamo alle automobili, la moda, ma non è vero. Una delle tecnologie spaziali più avanzate al mondo è la nostra. La NASA opera qui. Conseguentemente, legare un simbolo italiano come il Topolino a un simbolo italiano come il Progresso Spaziale, beh, a me ha fatto molto piacere. Permettere delle iperboli che poi alla fine scopriamo che sono delle emergenze, che sembrano
raccontare una storia, sì, poi magari gli scienziati in effetti si ispirano proprio alle storie per poter pensare proprio, prendere una direzione di pensiero che possa portare a dei risultati come quelli che avete avuto e che avete detto. E poi non ha solamente raccontato una storia a fumetti, ma come spesso succede ha anche aggiunto una parte relazionale in cui diciamo sono approfondite degli argomenti che in qualche modo la storia trattava. Qual è il modo migliore per raccontare la ricerca spaziale, lo spazio ad un pubblico giovane, ad un pubblico magari a cui non puoi comunicare delle cose complesse e estremamente complicate? Qual è il modo migliore per arrivarci? Se diciamo se avessi io posso dire come la ci vogliamo intanto i ragazzi di adesso, devo dire con sincerità, sono molto piuttosto svegli. Io ho due figli, ho 24 e 20 anni, quindi ho visto quanto è diverso è stato il loro modo di crescere rispetto a quello che mi ha caratterizzato. Noi pensiamo che è una cosa importante. Come dire, abbiamo preso la scienza e abbiamo detto, ma questa cosa per cui la scienza è una cosa un po' noiosa, un po' difficile da capire, un po' non ci piace la matematica, so che lei è matematica, un po' sulla scuola, le cose è una novità del nostro secolo, anzi del secolo precedente in realtà, perché se noi pensiamo che una cosa vinci, nessuno ci fa specie di pensare che fosse un inventore, un pittore, un letterato, uno scultore, Ludovico Alberti Muratori era ingegnere quanto era diciamo saggista e scrittore, cioè Galileo Galilei ha fatto la astronomia moderna e scriveva libri, non c'è un elemento Thank you.
Andrea, tu sei un disegnatore espertissimo. Disegnare delle storie che fanno nello spazio è più facile, è più difficile, quali complicanze ha rispetto a quella che può essere magari una normale rappresentazione della realtà sulla Terra? Scusate, risposto un attimo, mi stavo vedendo. È una troppo facile. Bellissimo, perché non c'è niente, c'è solo lo spazio, quindi sì, non hai neanche basta entrare. No, scherzi a parte, la sfida per la composizione della tavola è sempre la medesima. Tutto al più come in questo caso la necessità di rappresentare delle oggettistiche, oppure delle abitazioni che siano credibili, è la cosa fondamentale, no? Lui inventava cose inesistenti, tipo astronavi alla Star Wars, come si era portato con i piedi sulla Terra. Ovviamente sto scherzando. Però effettivamente una meditazione spaziale ti propone una sfida in più, perché hai uno spazio vuoto che devi... Cioè immaginatevi una vignetta nera che tu devi riempire con qualche cosa di grafico all'interno, quindi... non è una cosa importante, è molto più semplice dover disegnare deposito di paperoni che è pieno di monete, è pieno di sacchi, è pieno di cassaforti, eccetera, eccetera. In questo caso, se voi ammirate la seconda linea, l'ultima, no, torna indietro, questa. Sì, la Terra sullo sfondo e il veicolo spaziale in primo piano. Ovviamente quello non potrà mai andare nello spazio. Però a volte basta la malizia di scrivere uno sfondo per chiudere la vignetta, che tutto rimane molto, molto più evidente, molto più ricco. E faccio presente che io non disegno storia spaziale da almeno 6-7 anni, 10, quindi magari la prossima di fare qualcosa anche per me. Ok? Ed ecco che la storia anche in questo caso, come vedete,
po' di cose le abbiamo raccontate, non so se di voi c'è qualcuno che ha qualche curiosità, qualche domanda, qualche... Prima che passi alle domande, posso io dire una cosa? Allora, devo, come dire, fare un complimento, mi ha pagato. Nel senso, dovete capire una cosa, noi lo facciamo. Quindi quando c'è, abbiamo iniziato, abbiamo raggiunto l'accordo, lui ci ha detto, là c'è il materiale, e noi abbiamo passato il materiale che lavoriamo normalmente, per quanto, come si dice, sia semplice, eccetera, eccetera, però è normale, su un istituzionale giornalistico. Quando me l'hanno rimandato indietro, ho detto, ammazza questi lavori che hanno fatto, perché in effetti io gli avevo dato una cosa incessata e pagata, con tutte, e questi l'avevo trasformato in una cosa creativa. Avvicinarsi comunque a storie con personaggi
disneyano. A me personalmente, leggendola, non sembrava una classica storia del Topolino, ma un qualcosa di più, ecco. Quindi è un segnale che la redazione, ma anche chi scrive, chi disegna, vuole dare al pubblico. Quindi è un'istruzione, quasi non si è più. Io, ad esempio, che non ne so sicuramente nulla, in quel poco che ho letto, ma anche comunque con gli articoli a corredo, e quello che è stato fatto anche prima per avvicinarsi a questa storia che come le precedenti, comunque suscitavano un interesse non da poco. Comunque poi la storia è divertente perché c'è un Robert che in tutti i modi cerca di mettere il nostro mezzo alle ruote a Paperone, ma c'è anche la scuzza dei nipotini, comunque tengono la situazione sotto controllo dalla base, ed è divertente vedere con la taccagneria di Zio Paperone che utilizza dei mezzi mascherati, non fossero ultramoderni, ma sono dei rottami dell'anteguerra, e poi vengono da Robby Vick, vengono subito scoperti perché lui è l'unico vero esperto che c'è nel gruppo. Quindi chi non ha letta recupera, perché poi essendo poi una trilogia che si svolgerà nei prossimi mesi, trova a recuperare. E non solo quella, ma anche gli episodi precedenti, dove forse non l'avete detto, ma Robby Vick inizialmente viene raccontato da bambino quando incontra Paperino Paperotto a Corktown. Aggiungo la difficile eredità di disegnare un personaggio fatto da Stefanettini, che è molto straordinario, e quando l'ho saputo un po' mi sono spaventato, quindi lui è effettivamente molto bravo, e fra le slide ci sono anche immagini di Stefano, che vorrei proprio dire. Domanda, sono a seconda e terza storia, sempre Francesco disegna? Sì, sempre Alessandro e Francesco, siamo una coppia che porterà la seconda frase è mia. No, io sono contento, lui lo sa. Scrivo la seconda storia è proprio che sta concludendo, diciamo, adesso si sta, no, in realtà io la sta concludendo, spero di tornare a vedere qualcuno. E poi si parte anche con la terza, vorrei raccontare tutto questa seconda storia, ma mi quindi direbbe una mascara. Ti abbatterei. Taccio. Molto divertente. Ci stiamo aspettando che la storia sia completata per programmarla sul giornale, quindi non appena avremo la certezza di quando comunicheremo, quando usciranno le due. E quindi, che ne so, c'è anche questa avventura di un giorno faremo.
chissà che poi con Disney faremo anche la difficoltà di vivere di Schivia, che ne sono i gradini, se stai sulla luna i gradini li devi fare 20 centimetri, li puoi fare anche un metro e mezzo, perché tanto c'è carità, c'è il sesto di carità, e anche l'architettura la pensi. Questa è una bella sfida, perché è quella che a me piacerebbe di più. Noi dobbiamo abituarci all'idea di pensare diversamente. Quando gli astronauti vanno in orbita in assenza di gravità, il loro cervello ci mette un po', ma il cervello è molto adattato. E dopo un po' comincia a capire perché sono i meccanismi differenti. Che se tu tiri una bambina verso l'alto, quella non fa la palla per quella, ma continua ad andare dritto. Quindi se tu vuoi lanciare un po' come ancora il disegnatore Andrea, invece fai così come fai sulla terra, devi andare dritto. Stare immobile, cioè, vado, cioè è il concetto diverso, l'acqua non è una palla, diventa una palla perché non c'è pressione della vostra aromina. E sappiamo, giusto, perché tra poco abitano a fare il giro di grado sulla collega di Milano su Disney, in realtà sono pagato per entrate dentro. Quando un tizio va a fare un'attività extraregolare, all'esempio ci ha detto tutto, no? Tanto non sapete che passa da 6 ore a pensare a se stesso dentro una camera stabile, sostanzialmente, una camera di compressione, per diminuire se abbiamo la pressione esterna, no? Perché sennò il corpo ci può rimanere in mare e viene un pochino. Allora, questa cosa qui poi quando va all'esterno, che succede? Che comunque la pressione interna è superiore dell'esterno, che non c'è. Quindi la tuta si rigidisce perché tende a espandersi, come è successo per esempio al primo astronauta extraterrestre, la cosmonauta Leonov, che a un certo punto gli si è bloccata tutta la tuta che non riusciva più a rientrare dentro la navetta Soyuz, perché quella era la prima volta che ci andavamo, non sapevamo che era la prima volta. Quindi quello che fa la tuta extraterrestre non solo deve essere grande e tranquillo, ma pure lì conoscono a tentare di chiudere quel pugno, lo stomalone incredibile, il mare in mosse, capito? C'è anche la strada. Allora, tutta questa roba qui è quella che a me affascina di più. Poi, la mia figlia affascina la fotografia latina e scoprire che San Francesco Assisi è un grande santo, ma anche uno ospitato che esagerava le fasi del mare, insomma. Cioè, ci sono degli elementi della vita che secondo me arriveremo a raccontare un domani, che è quello del quotidiano, che sono più interessanti della parte storica del mondo, compreso il fatto che se noi non potremo mangiare carne, dovremmo vivere pensieri, e sono più facile a continuare con lo spazio. Inizia a pensarci, ma direi che siamo con la serie che abbiamo anche mangiato un po'. Ringrazio per le idee fantastiche per la prossima tecnologia, abbiamo già molto di lavorare con tutti i perché mi sembra veramente concorso il fatto che probabilmente è ancora più stimolante cercare di ragionare, di riflettere, di pensare, di pensarci in questa modalità, sicuramente è intrigante forse anche. E, come diceva giustamente lui, abbiamo anche un'altra storia che stiamo definendo e che riguarda il nostro personale di comunità. Credo che la chiameremo Davide, per il ritorno. Sì, per il ritorno di comandante. Guarda caso l'autore, chi è?
secondo me ci saranno anche quelle commerciali di altri turismo spaziale. Ma devo dire comunque che hai raccontato sulla quotidianità una serie di scritti fenomenali. No, poi stanno recitando anche parità, no? Io non voglio qua per voi ospitare sulle pagine del nostro giornale. Alessandro, l'avete detto, a suo agio nel raccontare queste storie con carattere scientifico, spaziale in particolare, traducendo personaggi autentici, veri del nostro mondo. A me sembra che si trovino anche molto bene, non so, tu come ti trovi a trasportare il libro, perché c'è anche quello che chiacchiamo. Io mi trovo benissimo perché, ma credo che su questo ne siate già al corrente tutti, ne siate resi conto tutti, in linea di massima, oltre ad essere dei professionisti eccezionali, i nostri astronauti italiani che avete sentito sentare visto in televisione sono dei personaggi estremamente interessanti. Quindi utilizzarli per rendere il personaggio del fumetto è facile. Non è prendere delizioso premio Nobel che ha una capa tanta, come si suol dire, però magari non ha più di tanto da raccontare. Gli astronauti sono gente che ha slancio, passione, interessi, sono carichi e quindi raccontarli è facile. Io confermo, ho avuto la fortuna tre anni fa, di passare la giornata insieme a Paolo Nespoli, che è un altro dei nostri eccellenze in termini di persone che si occupano di questa attività. È stato un pomeriggio incredibile. Io credo che le 4-5 ore passate insieme sono volate, nel senso che un po' come prima quando parlava con Vincenzo, stai a ascoltare per ore questi aneddoti, queste cose che ti raccontano, di quello che accade sulla stazione spaziale, alcuni tecnicismi, magari anche cose minute che in realtà per chi non fa di lavoro, comunque non ha tipo di conoscenza, rappresentano dei tesori di sempre conoscenza incredibile. E mi fece molto sorridere, anche Paolo Nespoli, in passato è apparso su un pochino una storia di cultura che è scritta. Ho portato la pazienza. Una delle cose che mi fece più ridere è che lui mi disse: ma vedi Alex, io faccio un sacco di conferenze in Italia, ho capito tantissime volte di andare in università, nelle scuole, di incontrare i ragazzi, e io parlo per loro, racconto queste cose, racconto. E poi alla fine accadono due cose. La prima è che tutti mi fanno la domanda: come andare sulla luna? Io non sono andato sulla luna. E la seconda cosa più importante è che mi chiedono com'è essere andato su Topolino. E poi arrivano con le cose del Topolino da farmi nulla fare. Ma io sono andato nella stazione spaziale, ho fatto mille cose, e quelli mi chiedono solo il Topolino, mi chiedono. Ma chiaramente era un po' ironico questo, però fu molto divertente e ripeto, concordo con quello che dice Alessandro. Sono persone che hanno veramente maturato nella vita un tipo di esperienza e sono veramente un passo avanti, sono veramente dei personaggi incredibili e che stai ad ascoltare fino a che non c'è niente di finito. Qui probabilmente non è finito, una bella chiacchierata l'abbiamo fatta, noi vi ringraziamo di essere venuti a ascoltarci e vi ricordiamo che troverete le prossime puntate di questa bellissima Biologia Spaziale su Topolino prossimamente nel mese di gennaio, febbraio. Continuate a seguire Topolino e continuate a seguire i successi della Biologia Italiana, perché credo veramente, come ha detto forse Davide prima, stiamo parlando veramente, no, forse Alessandro, due grandi eccellenze del nostro paese. È giusto quindi seguire, secondo me è giusto anche valorizzare. Grazie a tutti.